Ciccioni, che bentornati qua su GTA 5 per PC che è con le mod. Oggi, come vedete ragazzi, siamo qui per provare un nuovo veicolo. Oggi ragazzi abbiamo qui una Ferrari F430. Trevor, non fa vedere la tua schifosa mano, grazie. Allora ragazzi, per l'appunto siamo qui oggi per provare questo veicolo. Andremo come sempre a modificarlo, vedremo cosa possiamo modificare e cosa non possiamo modificare. Vi dico subito ragazzi che questo veicolo va a sostituire la Infernus, mentre diciamo che le caratteristiche base rimangono comunque quelle della Infernus, quindi il motore, il suono sono quelle della Infernus. Motore Ferrari ragazzi, bisogna dire che questo modello di auto è fatto molto bene, dai, è fatto veramente bene. Sono contento che le supercar che ho finora provato sono veramente fatte molto bene. E difatti vi consiglio anche di andare a vedere i miei precedenti gameplay in cui ho provato altre supercar. Vi lascerò i link a fine video. Perfetto, un'auto stupenda. Allora ragazzi, anche il panorama non è niente male. Andiamo un po' a vedere l'interno della vettura, dai. Allora ragazzi, eccoci all'interno. Bisogna dire che se uno guarda in alto, in alcuni veicoli si vedeva diciamo il tetto sparire, qui non succede, quindi significa che la telecamera è al posto giusto. Perfetto. Chiaramente i specchietti retrovisori sono finti come in tutte le altre auto. Abbiamo un ottimo cruscotto, ben fatto. Però c'è da vedere se il contachilometri e il contagiri funzionano. Poi vediamo un po', Ferrari 430 scuderia. Diciamo che è fatto abbastanza bene, normale insomma, niente di diciamo, non sono texture ultra dettagliate, ma comunque è fatto bene. Poi sedili con le cinture di sicurezza, anzi sedile perché comunque ne vediamo uno, e dietro abbiamo il mitico motore Ferrari. Allora ragazzi, mettiamo un po' il moto in motore. Perfetto, acceso il motore ragazzi, come abbiamo già penso visto non funziona il contagiri. Difatti il contagiri è finto, quindi immagino anche che il contachilometri non sia da meno. Difatti è finto e vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Ok, andiamo un po' all'esterno della vettura. Accendiamo i fari, se funzionano almeno quelli. Perfetto, i fari funzionano ragazzi. Mamma mia, bisogna anche guardare l'atmosfera. Guardate queste piccole particelle, diciamo, in volo. Figata, eh. Molto molto bella, bisogna dire che è già un po' sporca. Si sta già sporcando qui in mezzo alla terra. Vediamo un po' sti tizi se a loro piace la mia Ferrari. Vi piace la Ferrari, signori? Vi piace? Che fa quello col cellulare? Uè, dice mamma mia. Ma se cagano tutti sotto delle mie macchine, eh? Tre amici se ne vanno ognuno per i fatti loro. Anzi no, due vanno insieme e uno l'hanno abbandonato. Vabbè, quando dice l'amicizia, no? Questa è l'amicizia. Vabbè ragazzi, allora partiamo, va! Mettiamo un po' alla prova sta macchina, che poi alla fine vi ricordo monta pur sempre il motore della Infernus, quindi... Wow! Oh mamma mia, non c'ho... Oddio! Eppure io non posso crederci, ho evitato a tutte e due. Let's go! Si va! Allora ci stiamo dirigendo ragazzi in un... non mi ricordo come si chiama, comunque dove possiamo modificare il veicolo. Oh mio Dio, abbiamo uno sparatore in corso. Non mi bucate la macchina, grazie. Bene. Non mi hanno bucato la macchina, è già qualcosa. Oh oh oh! Vai Ferrari! E
Eccoci qua, raga. Siamo arrivati. Auto repair. Mi apri. Ok, Los Santos Custom. Quindi ragazzi, vediamo un po' cosa riusciamo a modificare. Chiaramente le solite cose si possono fare: armatura, freni, motore, cioè. Perché d'altronde è pur sempre una Infernus e quindi le sue caratteristiche base come motore, sospensioni sono classiche anche per sti modelli. Ecco, però chiaramente se vogliamo modificare tipo la marmitta, si dice, però ti sparisce tutto l'abitacolo interno, quindi non potete farlo come al solito. Ma come sempre luci all'oxinon lo potete fare, kit neon tranquillamente, colore neon. Beh, voglio il rosso perché voglio mettere il rosso come colore. Targa, verniciatura per l'appunto metallizzata rossa se possibile. Il classico rosso Ferrari o rosso Torino, che è un po' più acceso, credo. Sì, è più acceso, è più bello. Perfetto. Spoiler è quello purtroppo. Aspetta. Beh, se vi sapete. Beh, però è brutto lì. Dovrebbe stare più dietro, non c'ha senso. Purtroppo lì no. A meno che non vi piace vederlo lì, però a me non mi piace tanto, è un po' innaturale messo lì. Dovrebbe stare più dietro, ma chiaramente fino a quando chi crea sta mod non va anche a darvi pure il file adatto per le modifiche. Perché chiaramente si può anche modificare la posizione dei vari, diciamo, extra. Però bisogna appunto farlo, e al momento colui che ha creato la mod questa cosa non l'ha ancora fatta e non si sa se la farà mai. Quindi per, io non lo metto perché mi sembra proprio innaturale avere lo spoiler lì sopra. Trasmissione, tutto a posto, cioè tutte cose. Vabbè, le ruote chiaramente potete, non penso sia un problema. Vediamo, aspetta, lusso. Ovviamente le ruote non è un problema, ma io tengo quelle della Ferrari che sono le più belle. Gomma antiproiettile, ovviamente se può fa. Finestrini. Ok, mettiamo i finestrini oscurati. Ok, devo uscire da solo, va bene. Perfetto ragazzi. Mettere i finestrini oscurati mi pare che va anche a modificare i stop e le luci qua, i fari. Vedete che sono più scuri. Però è figo, eh. Wow, 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 wow. Stavo per andare a sbattere, eh. Ok, quindi abbiamo, ragazzi, un nuovo motore. Abbiamo... Beh, un nuovo motore. Abbiamo potenziato il motore. Abbiamo messo il neon. Niente male. Quasi quasi scatto una bella foto, ricordo. Perfetto. Bene ragazzi, allora ci facciamo un bel giretto con la nostra macchina modificata? Se va ragazzi, se parte! Mamma mia ragazzi, il carcere di Los Santos! Il carcere di Los Santos, posso entrare? Devo far visita a un amico, uno zio, un parente. Oh! Cacchio, non c'è niente. Vacca al paese, non mi apri. Oddio mio. T'ammazzo. Oddio, la mia nuova Ferrari. Mamma mia, la mia Ferrari. No, non me la scassate. Salto mortale. Salto di pietra, cavolo. Che cacchio. No, l'ho appena modificato, lo devo fermare. Non ci penso proprio. Mamma mia, mi dovrete prendere. Oh cacchio, mi fanno male però. Oh 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 oh. No, queste cose non sono belle. Non si scherza con i proiettili, no? Oddio, oddio, oddio. Cavolo. Comunque ragazzi, a parte l'inseguimento, stiamo anche provando il livello di danni che può subire sta macchina. E se ne può subire, ma diciamo che si può già ammirare qualche piccolo danno. Monique, come al solito, cerca un pochettino di divertirsi. Yeah. Oddio, dove cacchio vado? Oh, funghi, non ce n'è in sto posto. Oh, ma sti disgraziati mi devono sempre sparare così. I cattivoni. Brutti cattivoni zozzoni. C'è l'elicottero, ma che figo.
Ma io c'ho la F430. Quanto odio gli elicotteri, mamma mia quanto è sporca, è brutta così, dai. Oh, aspettate che devo pulire quanto meno la macchina, che fa schifo. Almeno raga l'ho pulita, è scassata ma pulita. Ok, chi c'è qua? Chi c'è qua? Ci stanno gli sbirri? Ci stanno gli sbirri? Oh, brutto cornuto che spari. Muori. Oh yeah. Nick scappa. Bang. Mi piace come li scasso a tutti sti cornuti sveri. Aia, la macchina. Ok, che ho perso qualche cosa. La mia povera Ferrari. Stop me car now! Oddio! Disgraziato, ma proprio lì ti deve mettere a parte, ti deve parcheggiare? A meno uno l'ho preso? Oh mio Dio, la mia povera Ferrari! Come me l'hanno ridotta ancora a brodo! Wow! Guarda come vi evito, vi evito! Wow! Uee, capriola! Ma che cacchio è muretto? Oh, i sbirri è 3 ore che mi cercano e ancora non... Ah, che cacchio, non m'hanno... Ma mi hanno trovato. No, no, no. Oddio mio, oddio. Voglio far scoppiare sto coso. Ce l'ho fatta. E che cacchio, tutto io piglio, dai. Mi becco tutto io prendo. Non è giusto, la mia F430. Oddio, togliti. Colpa sua però, eh. Oh. Almeno ho evitato l'albero, che di solito li piglio tutti. Wow! Mi dovrete pigliare prima o poi, eh? Mamma mia, sta povera macchina come si è ridotta. O come l'ho ridotta, due sono le cose. Attenzione! Mamma mia, ho preso la bicicletta, forse il tizio l'ho preso. Andiamo a indagare. Stai bene, amico? Sta bene, sta bene. Oh cacchio! Ce l'hanno con me! Dice, mi hanno detto ferma la tua dannata auto! E certo, è dannata, è una macchina dannata questa! Ah, se te piglio! L'ho preso! Mamma mia che culo che c'ha sto tizio! A dove sta sto cacchio di elicottero? Ma perché non crepa? Oh mio Dio, dove cacchio vado? A funghi? E qua l'ambientazione non è male per i funghi! Oh, oh, sportello, chiudi che entra aria. Oh mio Dio, ma che cacchio è? Dove vado? C'è un ponte. Un sottoponte. Oddio, la mia povera macchina. Si ribaltò. Si ribaltò, ma poi si rimise in sesto. Ma poi si fece un bagnetto perché era sporca. E mi sa che da... No. Oh, ok, l'ho lavata, raga, tutto a posto. Sono un lavaggio a gratis. Oh, ma io sto... Oddio, che succede? Mamma mia, ho rischiato grosso. Oh, che cacchio, tutti i paletti li piglio io. Figlio di questa sbirra! Oh mio Dio! Autovolanti! Uè, gira volta! Quanto odio gli elicotteri! Ehi, state calmi, eh! Oh, sti cacchio di pietre! Ancora cammina, è tutta scassata la mia macchina. Inizia a far fumo, credo, però. Oh mio Dio, qua passa il treno. Meno uno. Oh cacchio, passa il treno, mi devo togliere. Mamma mia, per un pelo. Oh, parti, non mi parte più la Ferrari. Vai belle, oh, vai bellezio, vai! Oh, qua troppo stretto è! Brava! Mamma mia, come l'ho ridotta!
la puoi fa, ce la puoi fa. Chi cacchio è quello? Togliti di qua, vai. Oh cacchio, qua c'è l'acqua. Che cacchio è quella roba che fa? Shhh. Cos'è quella roba? Cos'è quella specie di... boh. Ok, spiaggia, spiaggia, spiaggia libera. Oh mio Dio, va a fuoco, a mollo. Aspetta, posso spento, posso spento il fuoco? No, no! Oddio, ho pensato, avrò spento l'incendio, dai! Ok ragazzi, dai, allora direi che ci possiamo fermare anche qui con questo gameplay. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto, ovviamente. Vi lascerò chiaramente il link in descrizione per scaricare questa F430. Mi raccomando, voi però ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto. Noi ragazzi ci beccheremo presto in un prossimo gameplay, sempre a provare nuove auto, oppure come poliziotto, oppure con chissà qualche altra mod. Ragazzi, quindi commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo presto, raga, va bene? Ciao!